e 43-02 per Selemon Barega, che vedrete correre con il pettorale numero 2, e poco dietro arrivò proprio Gabri Niewet con il pettorale 8 in questo campaggio. Sono i due grandi rivali, ma qui con la divisa del Premio Oro Padova c'è Yeman Berhan Pippa, atleta classe 96, che è la grande speranza per quel che riguarda questa gara in chiave azzurra, così come c'è proprio davanti Yeman Krippa in seconda posizione adesso. Ma Barega ha fatto qualcosa che non ci aspettavamo, probabilmente magari ho avuto un bisogno fisiologico o qualcos'altro, è piano, qui abbiamo visto tempi da 28 e quando fai 28 minuti devi correre a 8.30 almeno, quindi c'è una fase di studio. Barega è partito male, l'abbiamo visto, era indietro almeno, non è proprio partito, non è proprio partito, ha fatto un 2000 così a tutta, poi si è riportato in testa, adesso stanno andando avanti a un ritmo che è agevole per loro. Di solito il campaccio si accende quando c'è questa gara tattica nel passaggio al campo, al penultimo giro, e poi da lì è guerra fino in fondo. Vediamo se sarà così anche quest'anno. Sono giri di 2,5 km per la gara maschile, che adesso tra pochi secondi lo scopriremo con Barega che prova, ma ormai può solamente rafforzare una seconda posizione, perché questo è l'atleta che vince il 62esimo campaccio. L'applauso del pubblico di San Giorgio Sulegnano per Egos Gebre Newet, prima posizione davanti a Selemon Barega, e terzo è Albert Cemutai, 29-17. Beh, ha finito forte l'ultimo giro, l'ha dimostrato, ancora solo l'ultimo giro a livello di 5 minuti e 30, 29-17, sono 20 secondi.